Ciao a tutti ragazzi, io sono Sanghi. E io sono Gabri. E questo è Mai una Gioia. Pubblichiamo nuovi video ogni settimana e oggi tocca il video breve sul mondo di DST. Ah già! Peggio! Continua a essere pazzo e non ne posso più! E figurati io che ti devo sopportare! Ma tranquillo, nel video di oggi vedremo tutti i modi o quasi per recuperare la nostra sanità mentale e tornare lucidi e felici. Per quanto possiamo essere felici giocando DST, ma vabbè. Come abbiamo visto nel video precedente, perdere il capo è molto facile, perché la statistica comincerà a scendere ogni volta che farà buio. Ma riguadagnarlo ovviamente non è così semplice. Non esistono fattori ambientali che ci aumentino la sanità in automatico. Dovremo recuperarla quindi in modo attivo, compiendo determinate azioni, mangiando determinati cibi o equipaggiando determinati oggetti. Tra le azioni che ci fanno guadagnare sanità, la più semplice è raccogliere fiori. Recupereremo 5 punti per ogni petalo raccolto. In DST possiamo farlo tranquillamente perché ricrescono, a differenza degli altri DLC. Quando stiamo a corto di sanità, possiamo anche approfittarne per prototipare nuovi oggetti con le macchine. Per ogni nuova ricetta che sbloccheremo, guadagneremo 15 punti. Infatti è l'unico motivo per costruire bussola, termometro e pioggiometro. Anche leggere una nuova blueprint avrà lo stesso effetto, 15 punti per ogni nuova ricetta che impareremo. Come abbiamo già visto nel precedente video sulla follia, anche picchiare le ombre servirà a farci riguadagnare un po' di sanità, e vale sia per le nostre ombre che per gli incubi degli altri. Però bisogna essere veramente stronzi, se l'altro è pazzo ne ha bisogno lui. Infatti, l'altruismo premia anche nel caso in cui facciamo rivivere un altro giocatore morto. Dare un cuoricino ad un PG fantasma ci farà guadagnare ben 80 punti di sanità. E peccato che craftarlo ci costa 40 HP. Potremmo farlo costruire a qualcun altro e poi darlo noi al morto per prendere il bonus. Sei veramente crudele! Oltre che pazzo! Andiamo avanti, dai! Infine, sempre per quanto riguarda le azioni, riparare le reliquie nel sottosuolo ci farà guadagnare 20 punti di sanità. In alternativa possiamo andarci a riposare, che fa sempre bene. Dormire in una tenda da siesta o nei sacchi a pelo ci fa guadagnare sanità nel tempo, al costo di fame. E ci farà guadagnare anche salute. Possiamo anche riguadagnare sanità mentale grazie alle aure positive di alcuni mob. Ma non facciamoci illusioni, se i mob che ci fanno andare fuori di testa sono tantissimi, quelli che ci fanno bene sono veramente pochi. In generale, avere degli amici ha effetti positivi sulla salute psichica. Maiali e Bunnymen alleati hanno un'aura di sanità mentale di più 25 al minuto se siamo in range. Stare vicino al Glomer, al FFF o al bifalo domestico diversamente magro ci fa recuperare 6.25 al minuto. Music Box Hatch invece ci fa recuperare 40 al minuto, ma dobbiamo essere molto vicini. Le aragoste di pietra invece, anche se alleate, non hanno alcuna influenza sul nostro stato emotivo. Peccato, mi stavano tanto simpatiche. Ma forse tu non sei simpatica a loro. Può darsi, probabilmente perché hanno il cuore di pietra. Per quanto riguarda gli oggetti con un'aura benefica, abbiamo la stella nana generata dalla Star Collar Staff e la luce polare della Moon Collar. Stando loro vicino, recupereremo 25 di sanità al minuto. Ma ricordiamoci anche il loro effetto termico. Se esageriamo, possiamo facilmente andare in overheating o congelare. Se in team abbiamo una Wendy, potremo beneficiare dell'aura positiva del Sea Stern, sempre che sia decorato, di più 25 al minuto. Se invece abbiamo un Walter, potremo ascoltare i suoi insopportabili strombettii davanti al fuoco, recupereremo 10 di sanità al minuto. Sì, però io la sanità la sto perdendo, aiuto! Molto più sopportabile, invece, è la musichetta generata dal Music Box Circuit di VX, che genera un'aura di sanità mentale di più 5 al minuto per tutti i giocatori in range. Il modo migliore per rigenerare questa statistica nel tempo, comunque, è equipaggiare oggetti che ce l'aumentino. Cominciamo da quelli più scarsi, che possiamo definire tier 1, e che ci daranno 1.33 di sanità al minuto. La ghirlanda, che va benissimo nei primi giorni di gioco, è il cappello invernale. Ma cosa c'entra il cappello invernale? Il suo scopo è quello di tenere caldo, no? Sì, ma la maggior parte dei vestiti, anche se la loro funzione è un'altra, ci aumentano pure la sanità se li teniamo equipaggiati. Cintura della fame, giacca di coalifan, sciarpa e vestito dei corvi, cappello di piume, vestito estivo e parasole di fiori ci danno 2.2 al minuto. Bene, ma non benissimo. Infatti, sono oggetti che hanno un'altra funzione, per cui ce lo facciamo andare bene. Con 3.3 di sanità al minuto invece abbiamo cilindro, cappello di gatto, vestito inguardabile di denti, occhiali da deserto, occhiali alla moda e camicia floreale. Gli oggetti più forti sono ovviamente più difficili da ottenere. La veste di Berger ci dà 4.4 al minuto, ma prima dobbiamo sconfiggere l'orsacchiottone dal brutto carattere. E secondo noi il più utile in assoluto è il Tam O'Shanter, il cappello droppato ogni tanto da altri checco scozzese, che ci dà ben 6.7 al minuto. Una volta trovato questo oggetto non avremo più problemi di sanità mentale. Per ultima, la corona del Celestial Champion.
Ovviamente si tratta di un oggetto endgame, però è veramente fortissima. Oltre a emettere luce infinita e richiamare Gestalt per aiutarci in combattimento, ci ridarà anche 10 di sanità al minuto. Una bomba! Ma attenzione, ogni Gestalt che esponeremo ci costerà un punto di sanity, e se scenderemo sotto l'85% della statistica massima, la corona smetterà di funzionare, pur continuando a rigenerare sanità nel tempo. E adesso è ora di mangiare qualcosa. È bene sapere che quasi tutti i cibi cucinati nel crockpot ci danno 5 di sanità. Alcuni invece, come la monster lasagna e i peperoni ripieni, ce la tolgono. Il wet goop, se vogliamo chiamarlo cibo, e pochissimi altri piatti non ci daranno nulla. Altri ci danno dei bonus molto più consistenti. Avremo più 5 anche se mangiamo anguria cruda, fiori di cactus o bevendo latte. Con 7.5 abbiamo soltanto l'anguria grigliata, un piatto che sfugge a qualsiasi classificazione. Soprattutto del gusto. Con più 10, carne secca piccola, fungo blu cotto e alghe essiccate tra i cibi semplici. Tra le ricette del crockpot invece zuppa di aragosta, California roll, figgy frogwich e mushy cake. Difficilissimo. Tra i cibi di Worley, asparagus pacio, insalata di dragon fruit e gelatina di corna. Tra tutti questi segnaliamo in particolare l'alga che si essicca molto velocemente e, una volta raccolte le radici sull'isola lunare, è facilissima da ottenere. Con più 15 di sanità troviamo invece carne secca grande, fungo verde cotto, cactus cotto, ali di farfalla lunare e pappa reale. Tra le ricette del crockpot, caramelle, biscotti di zucca, spiedini di patata, frozen banana daiquiri e soufflé di patate, figatoni e fig kebab. Come ricetta di Worley, le crepe di frutta fresca. Infine, il Soothing Tea ci ridà 15 più 30 nell'arco di un minuto. Forte! In questo gruppo segnaliamo soprattutto il cactus, perché possiamo procurarcelo tutto l'anno. L'anguria ghiacciata e le barna con linguini, invece, ci daranno 20. Per avere un bonus di 33 punti potremo scegliere tra banana pop, surf and turf, vegetable stinger, salsa fresca, banana shake, veggie burger e purè cremoso di patate. Se giochiamo Worley potremo fare il moqueca. Di questo gruppo vi consigliamo i cibi a base di banana, che dopo l'aggiornamento dell'isola delle scimmie sono molto più facili da ottenere, piantando semplicemente i cespugli. Infine, i cibi con il tier più alto sono il gelato, la cena di aragosta e la jelly salad, che ci danno ben 50 punti di sanità mentale. Tra questi segnaliamo la jelly salad, con una farm di carne fogliosa e una di miele non avremo più problemi, nemmeno se giochiamo Wigfrid. E adesso non hai più scuse per fare il pazzo, mettiti una ghirlanda in testa, fai amicizia con la mosca gigante, mangiati sta gelatina di corna e non rompere più le scatole! Sei sicura che se qualcuno mi vedesse fare una di queste cose penserebbe che sono normale? E da mai una gioia per oggi è tutto! Speriamo che questo mini video vi sia piaciuto. Lasciateci un mi piace. E magari un commento. Venite a trovarci nel nostro server Discord, su Patreon, su Telegram, su Twitch, dove preferite. E mi raccomando, non morite di fame!